Buongiorno ragazze, benvenute in un nuovo vlog. Scusate la voce, scusate la faccia, ma veramente ho passato una nottata di proprio orribile, orribile. Però vabbè, sto cercando di pensare ad altro. Tra l'altro ho un mal di testa colossale e niente, io mi sto truccando, mi sono sistemata, contate che ero truccata, mi sono svegliata truccata stamattina. Ieri sera mi sono addormentata sul divano mentre vi editavo il video Get Ready. Proprio sono rimasta lì così stecchita, stanchissima. Poi sono andata a letto, mi sono svegliata, mi sono accorta che mi sono addormentata sul divano intorno alle 2:30, forse anche qualcosina dopo. E poi sono andata a letto vicino a Riccardo, stare tranquilla, no? Contentissima di abbracciarlo e tutto. Poi mi addormento e faccio un incubo della Madonna, cioè proprio ma di quelli da rimanere sconvolti tutto il giorno. Cioè proprio non vi posso dire veramente perché è troppo brutto. Lasciamo stare. Però insomma, quei sogni proprio dove è tutto ben impresso nella vostra mente, dove sembrava di essere lì e toccare quelle cose, quelle persone, cioè proprio realistico al 110%. E quindi mi sono svegliata sconvoltissima alle 5:20. Per fortuna Riccardo c'era ancora perché faceva il mattino e niente, mi sono fatta una bella camomilla e poi sono tornata a letto, ma proprio devastata da questo sogno. Comunque, niente, io sto concludendo il mio trucco, sempre molto molto semplice. Perché? Perché mi trucco? Perché devo fare appunto il vlog per voi oggi e poi devo girare il fatidico video storie, ragazze. Cioè, c'è sempre una pecca. Ieri anche non sono riuscita perché la bimba piangeva con i dentini, mi sono truccato, ho fatto il mio preparo per farvelo. E poi Ale non me l'ha permesso perché stava poco bene, povera. Quindi ovviamente ragazze lei viene prima e quindi ve lo girerò oggi, insomma. Comunque sicuramente lo vedrete prima di questo video, di questo vlog. E vi dicevo appunto che mi trucco perché sapete che vi ho accennato che mia nonna appunto non è stata molto bene perché è caduta, eccetera, e quindi visto che sembra andare meglio, visto che sono passate comunque diverse settimane, oggi appunto non se la sente di fare le scale qui da me, se no veniva a casa a trovarmi, però andiamo a farle prendere una boccata d'aria, a prenderci un caffè da qualche parte, quindi insomma sono contenta che veda almeno la bimba. Io spero mi passi solo il mio mal di testa perché appunto ho detto che sarei andata se mi passava perché veramente è di quelli proprio che rimbomba nel cervello e quindi niente. Farò di tutto perché mi passi, perché ci tengo che lei veda la nipotina, mi sta volando tutto. Comunque, il trucco è questo. Non so se lo vedete perché c'è la luce sparaflesciata, comunque è molto champagnoso, quindi color champagne con il solito rossettino che è diventato uno dei miei preferiti insieme a quelli di Dior. Questo qua di Sephora matte è veramente bellissimo. E niente, direi che posso mettere via la mia valigetta. E niente, i capelli sono belli puliti, belli a posto. Dopo gli do ancora una passata magari di piastra. Se non li lascio così, che sono un pochettino più voluminosi, gli do solo una spazzolata e via. E vi faccio vedere anche le cosine che ho comprato tramite Glovo. Perché appunto non pensavo di uscire, altrimenti sarei andata direttamente, però vabbè, così meno fatica anche a portare su poi passeggino, bimba, eccetera. Quindi vi giro la videocamera, vi faccio vedere cosa ho acquistato. Allora, vabbè, tre confezioni di pane integrale, poi avevo preso le due panne da montare per fare la panna a mia nonna, se veniva a trovarmi, se riusciva, ma
Purtroppo no, quindi ne terrò una da parte per lei e una già me l'ha prenotata Ricky per stasera, un po' di panna, magari con un po' di cioccolata, vediamo, su un caffè. Poi ho preso lo zucchero a velo, che appunto mio padre diceva che la panna montata viene meglio con lo zucchero a velo che con lo zucchero classico bianco, che sarebbe questo qua, che ho preso due pacchetti. Poi il solito latte di ale, ho preso quattro bottiglie, delle fruttine, mele albicocca e mela. Le uova e poi ho preso una piccola confezioncina di sushi e adesso andiamo a mangiarla insieme in questo vlog. Non sto a fare un vlog dedicato anche perché ce n'è poco di sushi, però ho famissima non avendo fatto granché colazione, quindi lo mangio un attimo con voi e nel frattempo che Ale dorme ne approfitto. Mi sono messa sulla penisola a mangiare, quando sono sola a volte lo faccio. E la confezione di sushi è questa qui, non vedo l'ora anche perché ne avevo veramente voglia. E mi sono preparata anche un po' di salsa di soia, quella dolce. Insomma, mi sono fatta questa coccolina perché veramente è stata una nottata devastante. Poi dopo mi riprendo Noki sperando che. Insomma, mi passi questo mal di testa. Così, insomma, ci teniamo un po' di compagnia. E niente, io mi addento subito uno di questi perché ho troppa fame, raga. Questo qui lo puccio nella salsa. Magari me l'avvicino un po', la metto qui nella scatolina così non macchio. Buonissimo. Poi tra l'altro questi qua che fanno, che acquisto raramente però al sushi del Carrefour, lo fanno sempre sul momento, super fresco, quindi si va sul sicuro. Preferisco prenderlo lì sinceramente che in qualche ristorante che non conosco, perché so che qua è buono e fresco. Nala. Ne addento ancora un altro perché veramente vi giuro i crampi della fame. Ho dimenticato l'acqua in tutto ciò. So che non vi scandalizzerete, ma bevo dalla bottiglia, ma sì, non so di cosa parlarvi come sempre, come in tutti i miei mukbang, che poi non è proprio un mukbang perché non mi sto sfondando di sushi, ma è più un assaggio, un pranzettino giusto per me. Anche questo è molto buono, veramente veramente buono. Niente, adesso aspetto di sapere anche dai miei genitori a che ora passano, insomma, vediamo un attimo a che ora andare a prendere questo caffè con nonna. Mi spiace solo che non c'è Fede. A tutti. Vi giuro, ne avevo troppa voglia. Mamma mia. Vi faccio anche vedere, mentre mangio, queste due tazze. Questa è stata regalata a Federico ed è dei Paw Patrol. Molto carino il set perché ha la tovaglietta, guardate qua. Ha la tovaglietta con la sua tazza. E poi vabbè, per Alessandra, ci è stato anche dato per Alessandra, che ovviamente è piccolina per queste cose, però è stato molto bello il gesto. Praticamente venerdì. No, venerdì era ieri. Giovedì siamo stati invitati a una festa di compleanno dell'amichetta di Federico e la mamma, oltre ad offrire un menù a testa a me, a Riccardo e l'Happy Meal a Federico e tutti i bambini invitati, ci ha anche dato questi gadget, questi omaggi per ricordare il compleanno. L'ho trovata veramente squisita.
È stata veramente, veramente gentile. Quindi, poi Fede si è divertito tantissimo insieme ai suoi compagni, sono i suoi compagni di classe, quindi conosce tutti bene. Nala, vieni qua. Accuccia. Nala, accuccia. Dai. Nala, cuccia. Perché a volte se mi vede mangiare e vede che non le do qualcosa, mi fa i dispetti. E quindi preferisco averla qui che la controllo perché è furba, molto furba. Solo che quando si tratta di un pezzo di crosta di pizza o un pezzo di mele, un pezzo di banana, glielo do. Ma il sushi, anche no. Vi farei vedere, ma è attaccato alla salsa e si è appiccicato tutto. Comunque, 4 pezzi ancora. E poi ho finito il mio mini pranzetto. Tra l'altro, presto vi parlerò anche di una collaborazione molto carina che mi è arrivata, che mi ha lasciato abbastanza di stucco e non vedo l'ora di parlarvene. E il prodotto è stato scelto da Riccardo, poi capirete perché. Però è veramente carino. Quindi aspettatevi poi un bel vlog dove ne parlo. Oggi non c'è bel tempo qua, brutto, molto nuvoloso, molto c'è anche un po' d'aria. Peccato, proprio oggi che usciamo anche con la Bubi non c'è il sole. Ma non vedo l'ora che torni Riccardo anche stasera. Stasera alle 7 finisce di lavorare, poi andrà in palestra. E poi torna a casa da me. Non vedo l'ora. Ahimè. Ho già finito. Buono. Adesso sento anche i miei per capire a che ora passano. Perché se passano tanto più tardi mi farei anche un buon caffè. Poi finisco di sistemare un po' casa, così appunto devo lavare ancora quei piatti lì, sistemare quelle due cosine che ho comprato e poi vestirci, prepararci, sia io che la Bubi. Allora, ragazze, sto sgranocchiando una patatina perché appunto Ricky prende la pizza stasera, quindi ho fatto un cestello con le patatine da fare tipo aperitivo. E poi volevo farvi vedere le cosine che ho comprato con i miei genitori, che appunto oggi ho visto e per fortuna mi è anche passato il mal di testa grazie a un Oki. Comunque ho preso questo panno in microfibra per il vetro, perché appunto in questi giorni devo farmi intensamente i vetri, quindi ho voluto prendere un panno apposta per usare anche meno Scottex. Poi ho preso questo panno in microfibra per i mobili, per fare appunto con il pannetto che mi trovo molto meglio, uno ce l'ho da buttare praticamente, quindi ne ho preso uno nuovo che dai cinesi costano pochissimo. Poi vabbè, ho preso un accendigas, che è l'altro che ho è completamente finito, e l'ho preso rosa. E poi ho preso questo panno anticalcare per il mio vetro della doccia, che non è satinato, è lucido, è proprio il classico vetro, quindi va pulito costantemente, altrimenti rimangono sempre le goccioline. Io voglio provare questo panno con un prodotto che mi ha dato mia mamma, che è fantastico per pulire i vetri della doccia, poi dopo vi faccio vedere qual è. E poi ho preso queste scarpe qui. Guardate, le ho trovate al 50%, invece di 21,90 10,45 euro, sono stivaletti
fatti così, mi piacciono tantissimo, per 10,45 euro li ho provati, sono stracomodi, belli morbidi, belli imbottiti anche dentro. Li ha presi anche mia mamma uguali, quindi così ce li abbiamo uguali e sono veramente molto carine, mi piacciono un sacco e sono anche belle indossate. Poi ve le farò vedere in un prossimo vlog quando le metterò. E mi piace il fatto che abbiano anche un po' di carro armato, appunto per quando piove, quando comunque c'è da stare un po' più rialzati da terra, insomma, quindi mi piacciono un sacco. Anche a mia mamma stanno molto bene, quindi sono rimasta contenta che ce li abbiamo uguali, spero che insomma, le utilizzeremo un bel po' e basta, direi. Poi non ho comprato altro, ho comprato questo tappeto qui che appunto è 3 metri di lunghezza. Sono andata con mio papà da Punto 73, che è un negozio che c'è qui a Torino. E ho preso questo tappeto qua che ahimè non mi è costato proprio poco perché 3 metri mi pare fosse 6 euro al metro giù di lì e ho scelto questa fantasia perché riprende un po' il legno, vedete sotto un po' come il mio pavimento e poi ha i cuoricini che un po' riprende la mia cerata del tavolo, vedete molto molto simile, anche se devo dirvi la verità con quel tappeto ci vedo meglio una cerata tinta unita, magari su questo colore qua, bordeaux, marrone scuro, insomma vedrò se ne troverò una tinta unita da fare anche un po' cambio. E poi finalmente sono contenta perché ho trovato i bidoncini per l'indifferenziata, perché qui tra 3 o 4 giorni si attiva finalmente la spazzatura differenziata, scusate, ho sbagliato, e invece fino ad ora ce l'avevamo indifferenziata, quindi ora vi faccio vedere anche quelli. Ragazzi, ho provato a farvi vedere i... Ok, troppa luce, mi sto accecando. Ho provato a farvi vedere i bidoncini per la raccolta differenziata, ma è troppo buio in balcone, quindi ve lo farò vedere nel vlog di domani. E adesso abbiamo cenato e ci è venuta voglia di un dolcino, essendo sabato sera ci sta, dai un dolcetto. E abbiamo questi in casa che avevo comprato un po' di tempo fa, effettivamente. Dentro c'è un kit completo per 4 tortine, mix per tortine, zucchero a velo e 4 stampini. E stavo cercando di capire come si fa, però userò la planetaria per... non ho voglia di tirar fuori le fruste. E metto tutto lì dentro, mescolo e verso molto tranquillamente in forno, quindi via. Prendete un pezzo di buco. Intanto compare il cuoco francese, perdonatelo. Allora, possiamo aggiungere le uova? Potete sciogliere un po' di burro nella terrina. Sì, voilà. Aggiungere le Vi uova. pastrocchiate tutte le mani poche terrina. Poche zozzone. Zuzzissime mani. Poi sì. Aggiungere uova, mescolare con lo sbattitore elettrico a velocità media. Cosa che dice? Ok, boh. Bisogna solo mettere due uova. Due uova. E mescolare a velocità media. Però mi serve la spina, Ma non facciamo altrimenti. casino. No. Vero che no, vi spiego. No, continua pure. Io oggi dovevo andare in palestra per colpa di Roberta. Ovvio. Non sono riuscito ad andare e quindi sono molto molto triste e ho bisogno di consolazione. Allora, in realtà è colpa di entrambi, per assurdo. Figurati, No, se non sei andato in palestra. di cosa ho sbagliato io? Ah no, lui niente, è vero. Ah, È vero, è chi è che mi ha vero. lasciato i pantaloni fuori Ancora un dalla attimo, lo sto raccontando. Allora, dicevo, non è colpa di entrambi, è colpa mia e della palestra. No, è anche colpa tua che non hai guardato gli orari, scusami, informati un attimino. Ma loro mi avevano detto così.
per chi ci lavora dentro dice cazzate. Comunque, sta di fatto che io gli ho fatto il borsone, ho piegato bene gli asciugamani. No, non mi hai fatto il borsone. Sì, te l'ho risistemato, madonna mia, non sopporto perché più. Perché io ci sono anche lavoro con il borsone, che era già fatto. Hai finito? Dipende. Pignolia, hai finito? Pignolia. E quindi... Lui è andato in palestra, ma sì, che dici, vado stasera, domani mattina, ma sì, domani sera, domani mattina, se, vabbè, avete capito? E alla fine è andato, era chiuso, vabbè, era chiuso, chiudeva alle 8 e fa, amore, sto tornando indietro, era chiuso. Poi arriva a casa e trova i pantaloni sullo sgabello, che avevo dimenticato lì, i pantaloni della palestra. Avrei fatto palestra in mutande, cioè, ma vi rendete conto? E quindi da una parte ho detto, meno male che era chiuso. Io no. Vabbè, sono cose che capitano. No! Sì! Ragazze, noi stiamo per andare a nanna. Diamo l'ultima coccolina poco lattino ad Alessandra e poi andiamo a nanna. Spero che questo vlog vi sia piaciuto, che vi abbia tenuto un po' di compagnia. In caso lasciate il solito like e iscrivetevi, attivate la campanellina su tutte le tipologie di video. Non mettete personalizzato perché altrimenti non vi escono tutti i video. Mando un bacione.